Viaggio lungo lo stivale d'Italia lo facciamo assieme alla forza vendita di Orgel, che si incontra in occasione della sales meeting. Prendi il cielo, taglialo a metà. Come va per quanto riguarda il mondo dell'alimentare, in particolare per i surgelati nella capitale? No, diciamo che va bene, soprattutto noi come azienda stiamo migliorando le nostre performance rispetto agli anni precedenti, quindi i risultati diciamo che sono positivi, nonostante l'aggressività da parte della concorrenza e poi il mercato che soprattutto nella grande distribuzione c'è una certa flessione nei consumi. Quali sono le caratteristiche che permettono quindi a Orogel di differenziarsi secondo lei? Beh, abbiamo un'immagine di qualità sicuramente che garantisce al consumatore una certezza nei suoi consumi e una garanzia completa, quindi poi il fatto di essere comunque un'azienda italiana con prodotti italiani penso che sia una garanzia ulteriore. Sales meeting qui presso la sede di Orgel, si parla di innovazione, cos'è l'innovazione per lei? Vabbè, io ne ho viste tante, sono quasi 20 anni che sto in Orgel e quindi diciamo che è cambiata completamente l'azienda in maniera radicale e tutto quello che volevamo poi offrire al consumatore finale oggi finalmente è arrivato, insomma, quindi l'innovazione poi adesso andrà sempre avanti, non ci fermiamo mai, quindi si cerca sicuramente di mangiare meglio, di mangiare in maniera forse più razionale, no? Poi c'è l'abitudine anche a mangiare fuori casa adesso, quindi diciamo l'attenzione maggiore anche a livello saudistico al benessere, quindi noi siamo orientati verso quel settore, penso che ne stiamo raccogliendo comunque dei risultati importanti. Qual è il prodotto che nella capitale piace di più? Vabbè, il nostro minestrone leggerezza sicuramente, lo spinacio cubello, poi Roma ha un discorso un po' particolare per quanto riguarda il consumo della cicoria che è particolare proprio per la zona nostra di competenza, quindi sono questi i prodotti più importanti. In carta e sogni va. Che aria si respira in questi momenti per quanto riguarda il settore dell'alimentare? Beh, diciamo che stiamo attraversando un periodo particolare, diciamo che tutti i nostri distributori stanno trovando un pochino di difficoltà, soprattutto per l'area di mia competenza che è il sud, dove un po' tutti arrivano a fine mese con grossa difficoltà, però diciamo che noi per quanto riguarda Orogel ci stiamo difendendo molto bene, i dati sono positivi in tutte le aree, sia nel canale GDO che filiali e concessionari, per cui visto il momento particolare ci riteniamo soddisfatti. Quali sono i prodotti che finora hanno segnato momenti importanti per quanto riguarda il surgelato? Per quanto riguarda Orogel, tutto quello che riguarda le verdure surgelate hanno dato una svolta importantissima. Poi proprio oggi usciamo da una convention dove ci sono stati presentati prodotti innovativi che daranno un'ulteriore svolta alla nostra società, sia dal punto di vista qualitativo e innovativo, per cui in un momento particolare dove molte aziende stanno tirando il freno, ci riteniamo soddisfatti e contenti che l'azienda Orogel stia sempre più investendo in questo periodo. Questa è una cosa fondamentale per il futuro. Dal suo particolare osservatorio, che cosa piace al consumatore finale di Orogel? Beh, il consumatore sempre più ci apprezza per la garanzia di qualità che noi diamo, tant'è che ci considera sempre più un partner dal punto di vista della consulenza, dal punto di vista del prodotto, dal punto di vista della qualità, dell'innovazione, ci chiedono ricette, quindi veramente ormai stiamo diventando un punto di riferimento per il consumatore finale nel settore. Ruba le stelle. Presentate oggi le novità, che daranno sicuramente impulso. Che cos'è per lei l'innovazione? Ma l'innovazione è tutto quello che diciamo non c'è sul mercato al momento, per cui in periodi come questi dove diciamo quello che ormai è da anni sul mercato comincia a essere un po' stantio, l'innovazione porta a generare diciamo nuovi lavori, nuove opportunità. Il consumatore finale di quale nuove caratteristiche di prodotto ha bisogno?
Ma sicuramente la qualità, perché penso sia ormai primaria, e poi ovviamente anche un prezzo adeguato alle tasche di oggi, insomma, perché si fa molta fatica, diciamo, a portare avanti anche la famiglia, insomma, in questo periodo. Chi lavora generalmente bisogna essere almeno in due in famiglia, per cui c'è sempre meno tempo per preparare piatti, diciamo, soprattutto la cena, quando si arriva proprio tardi. Insomma, sono servizi che servono. Quali sono i prodotti preferiti nella zona del Piemonte? Beh, da noi il primo sempre, quello è fondamentale. E poi anche noi siamo terreni di peperoni, quindi si mangiano tanti peperoni, assolutamente, sì. L'innovazione è percepita sul prezzo finale dal consumatore? Direi di sì, nella misura in cui questo prezzo è un prezzo di mercato. In passato gli studiosi di marketing hanno spesso esagerato in valutazioni che andavano un po' fuori da quella che era la realtà oggettiva. Oggi il consumatore ha bisogno di avere prodotti con grande contenuto di servizio al giusto prezzo, che non vuol dire il prezzo più basso del mercato, vuol dire il miglior prezzo per quel tipo di prodotto. Beh, noi sempre di più stiamo presentandoci al mercato anche con la collaborazione degli chef per fare conoscere il nostro prodotto. Devo dire che nei momenti delle demo, dei confronti e delle prove prodotto con i nostri clienti viene percepito. Viene percepita l'innovazione, lo sforzo dell'azienda, ma soprattutto l'idea. Ma se l'innovazione deriva dalla soluzione di esigenze e di problemi del consumatore, il consumatore non fa molto caso a quelle che possono essere le differenze di prezzo da prodotti di base, perché appunto risolviamo un loro problema, una loro esigenza. Io credo che il consumatore riesca a percepirlo nel momento in cui vede una vera e propria novità. Se non si realizza un prodotto veramente innovativo, il consumatore comincia a fare dei confronti con quello che percepisce, magari che assomiglia a quel prodotto, e quindi non è disposto a pagarlo più di un tanto. Questa novità deve essere assolutamente in linea con le esigenze del consumatore e deve creare, nel momento in cui il consumatore la individua, il desiderio di poterla avere, di poterla provare, perché può risolvere un problema in cucina, perché può dare un aiuto alla propria salute e così via. Quindi questi sono sicuramente i valori più importanti che abbiamo da seguire per fare una vera e propria innovazione. Il consumatore è sempre più evoluto ed è molto attento e molto sensibile ad ogni tipo di innovazione, è molto attratto e molto curioso. Il problema è che oggi come oggi o non vuole o non può, certi prezzi non se li può permettere. Quindi il nostro compito è quello di cercare sempre prodotti a grande valore aggiunto, di grande servizio, anche di grande novità per il mercato, ma dobbiamo sempre tenere d'occhio che devono arrivare ad un posizionamento che sia comunque approcciabile dal parte del consumatore. Siamo giunti all'andamento del mercato della settimana. Iniziamo con le albicocche, siamo alla fine commercializzazione, abbiamo rimasto gli ultimi quantitativi delle varietà tardive. Confermiamo i prezzi della Faralia e della Farbali, 48 come pezzatura, nessun cambiamento rispetto alla settimana scorsa, in vendita da 1,40 euro fino a 1,60 euro. Per quanto riguarda le pesche e le nettarine, purtroppo continua l'andamento molto negativo, il collocamento è difficile, i prezzi sono invariati perché ormai questi livelli qui è inutile continuare ad abbassarli. Confermiamo i prezzi che non sono cambiati rispetto alla settimana scorsa. Abbiamo pesche gialle, pezzatura 2A in vendita da 60 centesimi fino a 80 centesimi, la pezzatura A da 50 a 60 centesimi e la pezzatura B da 50 a 55 centesimi. Pesche bianche, anche questa nessuna variazione, pezzatura 2A da 70 centesimi a 90 centesimi di vendita, pezzatura A da 45 centesimi a 55 centesimi e la pezzatura B da 40 centesimi a 45 centesimi. Passiamo alle nettarine gialle, pezzatura 2A da 60 centesimi a 80 centesimi, la pezzatura A da 50 a 60 centesimi e la pezzatura B in vendita da 50 centesimi fino a 55 centesimi. Nettarine bianche, anche qui nessun cambiamento, pezzatura 2A da 65 centesimi fino a 85 centesimi, la pezzatura A da 50 centesimi a 55 centesimi e la pezzatura B da 45 centesimi a 50 centesimi. Di
vendita. Passiamo alle susine, nessuna variazione di prezzo per tutte le varietà. Confermiamo, abbiamo la varietà Shiro Goccia d'Oro, 40 oltre come pezzatura, da 70 centesimi a 90 centesimi di vendita. La varietà Anna, 40 oltre come pezzatura, da 80 centesimi a 1 euro. La Fortune, 45 oltre come pezzatura, da 80 centesimi a 1 euro. E il gruppo delle Black, 45 oltre, in vendita da 90 centesimi fino a 1 euro e 10. Per le pere abbiamo prezzi in diminuzione sia per la Carmen, pezzatura 60 oltre, in vendita da 80 centesimi fino a 1 euro, che in diminuzione anche la Dottor Guyot, 60 oltre come pezzatura, in vendita da 60 centesimi fino a 80 centesimi. Passiamo alle verdure. Abbiamo invariato il prezzo dei cavolfiori, in vendita da 90 centesimi a 1 euro. Anche la bietola, lavorazione in mazzi, prezzo al chilo, nessuna variazione, da 80 centesimi a 90 centesimi. In aumento i prezzi delle zucchine, sia per le tonde, in vendita da 90 centesimi fino a 1 euro, che per le scure, da 70 centesimi a 80 centesimi. E in aumento anche le chiare, da 60 centesimi a 70 centesimi di vendita. Invariato il prezzo semolo, lavorazione in mazzi, prezzo al chilo, in vendita da 1,20 euro fino a 1,40 euro. In aumento il prezzo dei fagiolini raccolta meccanica, in vendita da 1,20 euro fino a 1,40 euro. Invariato il prezzo del finocchio, in vendita da 1 euro fino a 1,10 euro. In aumento il radicchio tondo rosso, in vendita da 1 euro fino a 1,10 euro. Invariato il prezzo del sedano, in vendita da 70 centesimi fino a 80 centesimi. Pomodoro, abbiamo invariato il prezzo del cuore di bue, da 80 centesimi a 90 centesimi. Variati anche il pelato lungo verde, da 70 centesimi a 80 centesimi di vendita. Peperoni, prezzo invariato alla vendita per il cornetto verde, da 1,50 euro fino a 1,70 euro di vendita. Passiamo alle lattughe. La romano, prezzo invariato, da 65 centesimi a 75 centesimi di vendita. La troccadero, da 65 centesimi a 75 centesimi, prezzo sempre invariato. In aumento la gentilina, da 70 centesimi fino a 80 centesimi. E a finire l'iceberg, prezzo invariato alla vendita, da 1 euro fino a 1,10 euro. È tutto per questa settimana, a risentirci la prossima. E come ben risulta dall'andamento del mercato, è crisi per le pesche e le nettarine, un momento di crisi che coinvolge tutto il comparto dell'ortofrutta. Ci sono però segnali positivi per quanto riguarda la produzione programmata ed è il caso delle cantine Cannella, che ritirano da Orge il fresco, la pesca d'eccellenza, una pesca dalle particolari caratteristiche, la Maria Bianca, che viene utilizzata dalle cantine Cannella per produrre il Bellini. Sono circa 3.500 i quintali che Orge il fresco riesce a destinare a questa produzione. Raggiungiamo quindi Lorenzo Cannella, che conferma la sua collaborazione con Orge il fresco per quanto riguarda la produzione di questo insostituibile e direi anche impareggiabile Bellini. Sì, è una collaborazione che dura da quasi 20 anni, anzi da più di 20 anni, da più di 20 anni, ed è assolutamente proficua, nel senso che noi siamo estremamente soddisfatti del tipo di qualità che riusciamo ad ottenere da Orogel, anche perché abbiamo instaurato un rapporto diretto con i conferitori che sanno esattamente la qualità di pesca che, di cui abbiamo bisogno, che deve essere estremamente matura e deve essere lasciata sulla pianta perché arrivi al massimo di aromi e di zuccheri, per poi portarli direttamente nel nostro prodotto. Il nostro prodotto non ha zuccheri aggiunti, non contiene assolutamente aromi di nessun tipo e quindi la particolarità che lo caratterizza è proprio la qualità della pesca bianca. Altra particolarità del vostro prodotto è che comunque presenta sempre aspetti innovativi che comunque vogliono rispondere a quelle che sono le esigenze del mercato di oggi. Certo, la nuova confezione che mi piace presentare è un contenitore innovativo in alluminio che è stato creato per un fatto un po' particolare. Cercavano una confezione infrangibile per festeggiare il Capodanno in Piazza San Marco. La città di Venezia ha deciso di offrire a tutti i cittadini una bottiglia di Bellini, ma non doveva essere di vetro. Quindi abbiamo trovato questo nuovo contenitore che è infrangibile e che è perfettamente adatto all'uso negli stadi, nei circoli nautici, in barca, in tutti i posti dove il vetro è pericoloso. Ne è venuto poi un concetto di contenitore, oltre che alternativo, assolutamente in linea con i tempi, perché è riciclabile al 100%, leggerissimo e in più, ovviamente essendo completamente buio all'interno, protegge la fragranza della pesca e del prodotto per lunghissimo tempo. La puntata di Orge il News termina qui. Dopo aver gustato un profumatissimo aperitivo, vi lasciamo in compagnia delle ricette del nostro team chef.
Straccetti di manzo con melanzane prefritte Orogel al profumo di cipolline boretane sempre Orogel. Mettiamo le cipolline in olio d'oliva a rosolare. Quando l'olio si sarà profumato con la cipolla possiamo aggiungere i nostri straccetti di manzo, un po' di grassettino ci occorre per mantenere morbida la carne. Prendiamo le melanzane prefritte Orogel, molto belle, molto compatte, e cuociamo a fuoco vivace in modo che la carne si cuocia velocemente. Ai nostri straccetti daremo una profumazione particolare, lo bagneremo con un goccio di rum e li serviremo con delle scaglietti di pecorino sopra come guarnizione. Ecco, adesso andiamo alla composizione del nostro piatto. Prendiamo gli straccetti, aggiungiamo le melanzane prefritte, alla fine le scagliette di pecorino, una macinatina di pepe.